Patrizia Mirigliani, abbiamo finito da poco la selezione delle prefinali, quindi le 20 ragazze già di diritto che vanno all'Academy, più le 20 ragazze scelte sulle 219. Tanta roba, tanta fatica per trovare le 20 giuste, che poi sicuramente ne saranno rimaste fuori tante altre che meritavano. Che impressioni c'hai quest'anno di queste ragazze scelte? Sono molto molto carine queste ragazze, molto educate, con un gran senso di sorellanza, per cui le ho viste sempre sorridenti, anche magari alcune che non sono state selezionate quest'anno, hanno detto tutte che torneranno, ritenteranno, perché è una tradizione anche di Miss Italia, abbiamo dei casi storici di ragazze che sono tornate, quindi una bella cosa positiva. E di tutte le ragazze che hai visto, ne tiriamo fuori un paio che ti... No, non si usa questo. Non si usa. Mentre per quello che riguarda le loro capacità di essere presenti, di proporsi al pubblico, alle persone, cosa ne è venuto fuori? È venuto fuori che hanno fatto un bel allenamento nelle selezioni regionali, che tutto sommato la bellezza, il talento, la personalità, le proprie storie si sposano con quella che veramente è la persona, e noi cerchiamo anime, donne che abbiano una bella interiorità e che siano anche simpatiche, divertenti, eccetera, e quindi diciamo che l'esperimento è riuscito in pieno. In tutto questo, la domanda classica, aspettiamo di sapere quando sarà la finale, dove sarà la finale, ci auguriamo che sia nelle Marche, almeno speriamo. E l'altra domanda è: televisione al momento? Al momento no. Ma per, cioè, al di là dei network nazionali, non ci sono neanche proposte per quelle che riguardano televisioni anche minori? Allora, bisogna vedere cosa si intende per televisione minore. Miss Italia è stata in Rai, perché prima Fininvest, poi in Rai, poi è stata sulla 7. È chiaro che la casa ideale di Miss Italia è la... Allora, innanzitutto la televisione, cioè il mezzo pubblico che racconta la nostra ragazza. E vediamo, noi siamo sempre fiduciosi che le cose cambiano. Io mi ricordo le edizioni con Fabrizio Frizzi, che... è stato uno degli apici, credo, delle presentazioni di Miss Italia, quindi assolutamente. Ultima domanda, le Marche che impressione ti hanno fatto? Meravigliosa, ci sono stata per anni a San Benedetto del Tronto, un bellissimo ricordo, 2 anni, 3 anni fa o 2 anni fa a Fano, quindi le Marche sono ospitali eccezionali, si mangia molto bene, belle, siccome la bellezza delle nostre ragazze con il connubio del territorio sono una cosa vincente, unica, è la regione ideale per ospitare tanta bellezza. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie.